nasce da una semplice osservazione, mettendo la scritta L'Aquila su Google e poi andando su immagini. In questo momento si vede un'aquila esclusivamente distrutta, cioè quindi il nostro dolore, e non si conosce, anche agli occhi di chi vuole visitare l'aquila attraverso il web, non si vede la bellezza della nostra città, di com'era prima e che in realtà come la vorremmo. Poi da questo momento è nata questa idea semplicissima, una cartolina dall'Aquila che ha raccolto circa 5.000 persone con 860 immagini bellissime della città che avevamo prima. In questo momento quindi abbiamo sposato l'idea di inviare questa cartolina dall'Aquila a tutte quante le segreterie di partito nazionali, al presidente Napolitano, per chiedergli quando sarà ricostruita la nostra città, quando. Egregio premier, io vorrei che mia madre tornasse a lavorare all'Aquila e ritornare a vivere come prima. Enrico Vaccarelli, anni 9. Come un ricordargli che l'Aquila sta qui, è rimasta uguale a prima e non è cambiato nulla dal 6 aprile 2009. Per cui chi ha preso gli impegni deve onorarli e l'Aquila Centro deve essere ricostruita il più presto possibile, perché è un'identità per tutti noi, è un punto di aggregazione, è un luogo comune. Il Presidente della Repubblica. Ho scritto a Giorgio Napolitano, al Presidente della Repubblica, e sto inviando Piazza Palazzo. Ho messo l'Aquila bella me, te voglio rivedere, ma quando? Siamo in diretta, l'Aquila 99.tv, la prima in streaming TV partecipata. Ho scritto l'Aquila bella me, te voglio rivedere, ma quando? Tradotta in inglese. So, I want to not remain just a memory, but when... A Silvio Berlusconi, l'amico mio, ci ha fatto tante promesse, deve venire a mantenerlo. Al Parlamento Europeo. Comunque è una prova, insomma, o quantomeno è un segno della nostra volontà di continuare a pensare questa città come una città viva e non una città morta. Giulio Tremonti. Ho scritto l'Aquila, era così fino al 5 aprile 2009, vorremmo che così tornasse, ma quando? Gianfranco Fini, Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi. Io al Parlamento Europeo. La cartolina è un invito a cambiare le cose. Stiamo subendo una grande ingiustizia perché siamo stati trattati come cittadini di serie B rispetto agli altri comuni che hanno praticamente subito la stessa sorte, con la differenza che in questo caso il terremoto ha distrutto una città intera dove c'era una presenza di quasi 100.000 abitanti con gli studenti. Questi sono i patrimoni che poi creano una cultura, creano anche la sensazione del vivere di tutti i giorni. Scalinata per me è storica. Questa va mandata a qualcun altro, tipo Lega Nord, tipo Partito della Libertà, al grande padre eterno in terra che ha smembrato una città, l'ha resa peggio della diaspora ebraica e che purtroppo ha passato un'immagine mediatica che ce la ritroviamo, eccola qua, con l'Aquila che è l'Aquila distrutta, mentre mezza Italia è convinta che l'Aquila sia tornata a vivere.